ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il CRAM, Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo, torna a riunirsi in presenza dopo circa 2 anni e mezzo. Sarà vasto ad ospitare nella splendida sede di Palazzo d'Avalos la 3 giorni di lavori in programma dal 7 al 9 settembre. Un'occasione importante per rilanciare attività, iniziative e progetti promossi dalle decine di associazioni degli abruzzesi sparse nel mondo. Ieri a Pescara la presentazione del programma di eventi legati alla riunione del CRAM, che in questa edizione ospiterà anche il premio Dean Martin. Ci torniamo a riunire in presenza il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo, che rappresenta, sono stati calcolati, circa 1.300.000 abruzzesi o figli o nipoti di abruzzesi presenti oggi nel mondo, di cui diverse migliaia organizzate, iscritte nelle liste anche degli italiani residenti all'estero, che quindi hanno anche diritto di voto, e con appunto decine di associazioni nei diversi stati nazionali che continuano a tenere viva, vitale, presente la memoria e la cultura e l'attività dell'Abruzzo. Premieremo anche degli abruzzesi eminenti nel mondo, grandi dirigenti, persone socialmente impegnate, studiosi, ricercatori e ricercatrici, che appunto ci onorano della loro attività e che conservano un legame profondo con il nostro territorio, da tanto che saranno presenti in persona a Vasto a ricevere il premio Dean Martin, che approfittando dell'occasione di questa riunione in presenza del CRAM, quest'anno appunto verrà conferito nell'ambito di questa riunione, nell'ambito di questa occasione, mettendo insieme questi momenti che sono comunque dedicati allo promozione, allo sviluppo, alla premiazione della cultura abruzzese nel mondo. Nella prima serata ci sarà la cerimonia di premiazione della 14ª edizione Premio Dean Martin. I vincitori sono lo psicanalista di origine vastese Anthony Molino, il manager di origine giuliese Fabrizio Ferri, la scrittrice e ricercatrice universitaria Berenice Rossi, originaria di San Giovanni Lipioni, l'avvocato Maurizio Mariano, i cui genitori provengono da Fallo e Villa Santa Maria, e Valeria Di Santo della Penna. Il premio Crocetti andrà invece all'attore e regista Stefano Angelucci Marino e al fisarmonicista Danilo Di Paolo Nicola.